Sì Carmine, abbiamo il tecnico della Ternana, Sandro Pogesh. Mister, la Ternana che nella prima frazione di gioco ha capitalizzato al massimo quelle che sono state le occasioni. Due ripartenze, due reti, Ternana Cinica è venuta qui a giocarsela a viso aperto. L'avete visto da, dal mio modulo superoffensivo, abbiamo, giocato, abbiamo tolto un centrocampista rispetto alla partita con, con l'Empoli e quindi abbiamo provato con queste tre mezze punte, sapevamo che la Serena ci avrebbe aggredito in questo campo, io ho parlato ai miei ragazzi, dobbiamo uscire bene con il palleggio, abbiamo messo un palleggiatore come tremolata, dobbiamo avere coraggio, perché ci vuole coraggio per venire a Salerno e fare noi la partita, perché noi siamo entrati in campo e abbiamo fatto la partita, poi è normale che c'è stato il grande ritorno di una squadra che gioca un gran calcio e anche dei giocatori che in questo momento forse non stanno in condizione, ma si vede che veramente sono dei giocatori di, di, di questa categoria e la possono fare molto molto bene. È stata una partita bella, è stata una partita diciamo che il risultato è giusto, anche se noi potremmo avere qualche, su qualche episodio, però fa parte del calcio. Ecco mister, la Ternana ha capito la difficoltà della Salernitana sulla corsia di destra e ha sfruttato al massimo quelle che erano poi le occasioni che si sono andate a creare Sì, sapevamo che loro a sinistra spingevano molto bene con Vitale sapevamo che noi dovevamo andare ad attaccarlo infatti ho messo un terzino bloccato a destra come Valiant, anche se oggi non ha, fatto una grossa partita, ha fatto una grande partita e la nostra partita l'abbiamo preparata su quella fascia con Favalli dovevamo fare sempre supera numerica per poi giocare palla, palla a terra e diciamo i due gol, non voglio essere presuntuoso, ma i due gol sono frutto di, di, di un lavoro fatto in questa settimana, volevamo far male lì, ci siamo riusciti. Poi nel calcio, sai benissimo che eh, un cross sbagliato ti fa la differenza, il negativo, un cross indovinato e una posizione male della difesa ti. Di, ti fa riuscire delle cose che tu hai preparato? Probabilmente la Salernitana non si aspettava questa Ternana con questo atteggiamento tattico. Lei si aspettava invece la formazione di Bollini così messa in campo? Sì, sì, io sapevo che lui gioca così perché è un allenatore, anche se poi alla fine l'ha un po' immischiata, ha cominciato a mettere più giocatori attaccanti, più giocatori che sapevano saltare l'uomo, ci hanno messo un po' in difficoltà anche quando è entrato l'esterno largo a destra. Però diciamo che noi siamo stati, siamo, siamo stati, siamo stati bravi da tutte e due le squadre. È un rammarico c'è cioè, perché quando vai fuori casa e fai tre gol e vai sempre in vantaggio e non, attimo, e, e non riesci un attimo a fare. Comunque va bene, andiamo avanti. Bene, ringraziamo Grazie. il tecnico della Ternana Pokesci.